Via. Siamo qui al termine di Salernitana-Perugia, semifinale di ritorno di Europa League. Finisce in parità 2-2 dopo l'andata vinta 4-2 dalla Salernitana. Quindi approdano in finale di Europa League i ragazzi capitanati da Massimo. Ragazzi, partita molto dura, tanti calci, come diceva l'arbitro, presi, qualcuno ha dato, era anche tra virgolette normale, perché quando si è riaperta un po' la partita è diventata sentita, hai dato 4-5 polmoni da fuori, dicevo ma dove la prendo tutta sta forza, e alla fine infatti non ce l'ha fatta più a rischiare. No, per la squadra questo è ben poco, cioè è uno della sempre al massimo, è una partita, un'ottima prestazione da parte di tutti. Anche il calore si fa sentire, però fortunatamente è andato bene. Siamo qua come i sudamericani, il calore è... No, scherzavo, comunque alla fine tutto sommato partita bellissima, tiratissima, combattutissima, quando c'è stato bisogno poi di diciamo cacciare la sciabola al posto del fioretto, l'avete fatto soprattutto. No, vabbè, il calore serve per creare passione. La passione chiama anche un certo ritmo, quindi per mantenere il ritmo c'è bisogno anche di fiato e di pazienza e consapevolezza. Questo c'è stato. Io ringrazio soprattutto Antonio, perché grazie a lui diciamo sono riuscito a usare la sciabola, diciamo. e dopo questa perla, ragazzi, vi saluto e vi faccio in bocca al lupo per la finale. Grazie ragazzi.